Nel 1989 è caduto il muro di Berlino, nel 1991 si è sciolta l'URSS ed è risorta la Russia. Che cosa potrà mai andare storto se dopo una trentina d'anni questa nazione inizia una guerricciola di conquista nei confronti di un vicino? La prima cosa che è cambiata a causa di questo conflitto è la percezione che noi italiani abbiamo di Vladimir Putin. I nostri industriali e grandi imprenditori l'hanno sempre trovato simpatico perché la Russia è un territorio ricco di materie prime che possono essere vendute a prezzi ragionevoli e un potenziale grande mercato nel quale le nostre grandi imprese possono penetrare e fare buoni affari. Sulla base di queste premesse è facile comprendere perché tutta la classe politica italiana sia sempre stata ben felice di farsi fotografare mentre stringeva la mano a Putin. Il tutto senza distinzione di credo politico ed età, e soprattutto sorvolando su quelli che all'epoca apparivano ai più come peccatucci veniali, tipo l'occupazione della Cecenia con relativa guerra al seguito. Libertà di stampa che, beh, c'era e non c'era, oppositori politici che ogni tanto prendevano delle gran brutte malattie per eccessiva esposizione a cibi e bevande radioattive, e giornalisti che avevano la pessima abitudine di morire in incidenti che vedevano le loro schiene impattare ad altissima velocità contro dei proiettili. Insomma, per molti quello era gossip. Iniziò a essere qualcosa di diverso con l'invasione della Crimea del 2014. In tutta Europa si iniziò a discutere di queste brutte parolacce chiamate sanzioni economiche. I partiti italiani si divisero sostanzialmente in due: i partiti che votavano le sanzioni economiche ma spingevano lo Stato a continuare a fare affari laddove consentito con la Russia, e i partiti che invece combattevano contro le sanzioni economiche ed elevavano Putin a icona. E così, mentre per esempio il PD faceva la brutta faccia a Putin da una parte, ma sottoscriveva per il tramite di Letta accordi relativamente favorevoli sulle forniture di gas dall'altra, Lega e 5 Stelle parteggiavano apertamente per la Russia. Tutti quanti ricordiamo esemplificativamente la maglietta di Salvini con Putin raffigurato sopra. Quella maglietta Salvini l'ha indossata per andare al Parlamento europeo, pensando correttamente che all'epoca avrebbe avuto un notevole ritorno d'immagine. I 5 Stelle erano altrettanto schierati, ma meno invasivi. Intendiamoci, i 5 Stelle difendevano Putin. All'epoca c'era Di Stefano, che peraltro è rimasto sottosegretario per tre governi, che si lamentava delle sanzioni, e sulla stessa linea era anche Di Maio. Se posso, vi inserisco qualche frammento qui, giusto pro memoria. E questa vicinanza è rimasta fino in tempi recentissimi. Abbiamo ricordato l'operazione Dalla Russia con Amore, trovate il link qui. Ma ci sono anche tante risoluzioni del Parlamento europeo alle quali la Lega ha votato contro e il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Parlo per esempio della risoluzione volta a condannare l'avvelenamento di Navalny, che era uno degli oppositori di Putin, oppositore che se non erro si trova ora nelle patrie galere russe. Attualmente, con la guerra in Ucraina, Putin ha molti meno alleati in Occidente. Certo, c'è una quota di popolazione italiana a cui Putin sta simpatico a prescindere, ma è un dato di fatto che gli appoggi politici in Italia e nel resto d'Europa Putin li ha persi praticamente tutti. In secondo luogo, la Russia, che già si trovava al 150° posto come libertà di informazione, ha dato un'ulteriore stretta a quello che i mass media possono e non possono divulgare. Da circa un mese è diventato illegale diffondere fake news sull'operazione militare speciale in Ucraina.
E per fake news il governo russo intende tutte le informazioni che contrastano con i comunicati ufficiali del governo stesso. E questo ha portato circa una settimana fa alla sospensione delle pubblicazioni di notizie da parte della Novaya Gazeta. In pratica, la legge russa è strutturata in maniera tale da far intervenire l'autorità giudiziaria per chiudere un mass media quando questo riceve tre strike da parte di un organo ministeriale. La Novaya Gazeta ne ha ricevuti due e quindi, per non chiudere, ha dovuto interrompere le pubblicazioni. Tendenzialmente è molto difficile mostrare ai russi gli orrori della guerra. E anche quando si riesce a farlo, perché comunque su Twitter, Telegram e sui social qualcosa filtra, il governo russo bolla tutti i video come fake news. Per intenderci, buona parte dei russi e purtroppo anche alcuni italiani sono tutti convinti che i video che vi ho mostrato nei giorni precedenti, a partire da quell'auto colpita da carri armati, piuttosto che quei ragazzi russi che si lamentano del fatto che si trovano in prima linea, senza munizioni, senza equipaggiamento e senza addestramento, sarebbero tutti quanti dei falsi confezionati ad arte per mettere in cattiva luce la grande potenza russa. Di fatto la Russia nell'arco di un paio di notti è tornata indietro di circa 50 anni. Intendo dire, la Russia non è mai stato un sistema perfetto, una vera e propria stella della democrazia, ma perlomeno fino ad un paio di mesi fa i modi per mettere a tacere i giornalisti erano e sono sostanzialmente quelli illegali. Li minacci, fai un uso improprio delle armi, li spedisci a fare da fertilizzante. Tutti questi sulla carta sono reati. Il problema del sistema russo è che spesso e volentieri non riesci a catturare gli esecutori, figurati se riesci a far condannare i mandanti, che si ipotizza abitino ai piani alti. Ora invece si è tornati al principio dell'Unione Sovietica, secondo cui lo Stato ha sempre ragione e l'unica versione che puoi raccontare è quella che lo Stato ti fornisce. E in quest'ottica soltanto i più stupidi e allineati possono sopravvivere, perché se ti fai qualche domanda di troppo, rischi, nel caso specifico, fino a 15 anni di carcere. Altro cambiamento epocale riguarda gli spostamenti aerei. Come è noto, in seguito all'applicazione delle sanzioni economiche contro la Russia, le compagnie aeree russe non possono mettere piede nei cieli di Europa, Stati Uniti e probabilmente Giappone. E viceversa, a seguito dell'adozione di una controsanzione applicata dalla Russia, le compagnie europee, americane e giapponesi non possono sorvolare il territorio russo. Per ipotesi, se vuoi andare dalla Germania a Tokyo, non lo puoi più fare con una compagnia di volo russa e non puoi utilizzare una compagnia europea che faccia un volo diretto. Dovrai fare scalo necessariamente nell'Arabia Saudita, per esempio, e poi proseguire da lì verso Tokyo, perdendo almeno 2 ore e mezza in più rispetto a quanto facevi 2 mesi prima. E naturalmente non perdi solo ore del tuo tempo, ma spendi anche di più per acquistare il biglietto. Similmente, i russi hanno problemi insormontabili con tutte le loro rotte europee e americane. Le uniche imprese che hanno da guadagnarci in una situazione del genere sono quelle che battono una bandiera dei paesi non esattamente allineati. Prima tra tutte la Cina. Le compagnie aeree cinesi possono ancora percorrere le vecchie rotte perché non si sono schierati né con l'Occidente né con la Russia. E questo permetterà loro di guadagnare congrue quote di mercato. Viceversa, i russi andranno incontro a difficoltà ancora maggiori e, dovendo restare in patria, avranno meno contatti con l'estero. E saranno ancora più propensi a credere a tutto ciò che il loro governo racconta loro. Inoltre, per quanto faccia strano sostenerlo, il comportamento personale di Vladimir Putin, il quale ha negato fino all'ultimo istante che ci sarebbe stata un'operazione militare speciale in Ucraina,
ha modificato e messo in dubbio la neutralità di alcuni stati che sono tali da sempre. A titolo esemplificativo, la Svizzera, la banca del mondo, ha deciso di applicare alcune sanzioni economiche agli oligarchi russi, cosa che credo non abbia precedenti nella sua storia. Similmente, Svezia e Finlandia, da sempre stati neutrali che non hanno mai voluto schierarsi né con il patto di Varsavia né con la NATO, dopo l'attacco all'Ucraina, avvenuto in queste condizioni, stanno seriamente considerando l'idea di affiliarsi alla NATO. Per la prima volta l'opinione pubblica svedese e finlandese è favorevole all'entrata in campo nello schieramento azzurro. Altra svolta epocale riguarda la Germania e i tedeschi. Come sapete, i tedeschi dal 1943 in poi sono diventati gente pacifica, restia all'uso delle armi e tendenzialmente contraria a un riarmo della propria nazione. Dopo la caduta della cortina di ferro e del muro di Berlino, i tedeschi pensavano di poter tranquillamente, dom, essere delle guide illuminate attraverso il commercio e la politica. Un esercito certamente l'hanno sempre avuto, ma non si sono mai sognati, fino a un paio di mesi fa, di potenziarlo. Ora il cancelliere Scholz parla di stanziare 113 miliardi di euro una tantum per riportarsi a pari quanto a modernizzazione e prevede di stanziare ogni anno poco più del 2% del PIL della Germania. In questo modo l'esercito tedesco diventerebbe quello più potente, almeno per quanto riguarda i finanziamenti ricevuti, subito dietro a Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra. Perché i tedeschi, quando fanno qualcosa, la fanno dannatamente sul serio. E a proposito di problemi seri, la nuova cortina di ferro cambierà anche gli equilibri in relazione ai rifornimenti energetici. Come tutti sappiamo, le sanzioni imposte alla Russia toccheranno prima o poi anche rifornimenti di gas e di petrolio. A titolo esemplificativo, Germania e Italia importano dalla Russia quasi il 50% del gas che viene utilizzato per produrre energia elettrica e che arriva anche nei nostri fornelli. La Francia è un pochino più accorta, dipende dalla Russia soltanto per un 25%. Ci sono poi nazioni come Polonia, Austria, Slovacchia che sono messe perfino peggio di noi. Per intenderci, alcune nazioni importano letteralmente il 100% di gas dalla Russia e in linea di massima non saremmo in condizione di fare a meno del gas russo per i prossimi 10 anni. E in 10 anni la Russia può finanziare un mucchio di operazioni militari speciali in un mucchio di territori confinanti. Nel breve periodo possiamo utilizzare qualche stratagemma per limitare il consumo di gas russo, ma non è nulla di realmente definitivo. Per intenderci, c'è una tecnologia chiamata LNG che consiste sostanzialmente nel trasformare il gas in un prodotto liquido che poi andrebbe rigassificato. Il problema sta nel fatto che in Europa abbiamo pochissime infrastrutture che possono fare questo. In Italia, se non sbaglio, abbiamo solo 3 centri e in Germania non ce n'è neppure uno. E questo si tratta di un problema quasi esclusivamente europeo, perché gli americani hanno una sostanziale indipendenza energetica. Ancora una volta, a beneficiare di questa situazione potrebbero e forse dovrebbero essere India e soprattutto Cina. Molto banalmente, la Cina in continuo sviluppo inizierebbe o si approvvigionerebbe in maggior misura dalla Russia, che sarebbe ben felice di piazzare il suo gas. Naturalmente la nuova cortina di ferro colpirebbe e modificherebbe anche l'economia globale. Come tutti sappiamo, a seguito delle applicazioni delle sanzioni in Russia, moltissime imprese occidentali hanno deciso di chiudere i battenti. Fra queste, a livello di gossip, c'è anche McDonald's, che era stata una delle prime a mettere piede sul suolo russo
dopo la caduta del muro e dopo la caduta dell'Unione Sovietica stessa. Ricordate la pubblicità di McDonald's con Gorbaciov? Ecco, questo pacco formato famiglia di società straniere ha sì chiuso i battenti, ma ha lasciato in Russia, per ovvi motivi, unità produttive, hardware, infrastrutture assortite, immobili e mobilio. Tutte queste risorse potrebbero essere nazionalizzate da Putin. E così, con uno schiocco di dita, torneremmo indietro di 30 o 40 anni. La matematica non è mai stata il mio forte. Fatto è che sia gli investitori occidentali da una parte che i cittadini russi dall'altra perderebbero davvero tanti soldi. E infine parliamo della risorsa più importante di tutte, il cibo. L'Ucraina è il quinto esportatore mondiale di grano. Nel solo 2020, in piena crisi Covid, l'Ucraina ha esportato qualcosa tipo 18 milioni di tonnellate di grano. A titolo esemplificativo, l'Ucraina esporta il 60% del grano che il Libano usa ogni anno. In Egitto, dove ci sono 100 milioni di bocche da sfamare, l'85% del grano arriva dall'Ucraina e dalla Russia, le quali, come noto, sono in guerra. Problemi simili ci sono anche in Siria e in Yemen, dove in quest'ultima nazione il 40% del grano arriva dall'Ucraina e dalla Russia. Al momento attuale pare ragionevole ritenere che non si riuscirà a garantire i rifornimenti previsti come negli anni precedenti. Abbiamo visto tutti le immagini dell'Ucraina con i porti assediati e con gli agricoltori impegnati a rubare mezzi russi invece che a coltivare i propri campi. Fatto è che normalmente quando non riesci a sfamare la gente, questa si sposta. E normalmente non si sposta in Arabia Saudita, non si sposta in Cina, non si sposta nella tanto accogliente Russia di Putin. No, normalmente la gente cerca di venire in Europa. Ma in Europa stiamo già gestendo i profughi ucraini. Al momento attuale stiamo già ospitando circa 2 milioni e mezzo di persone. E detto fra parentesi, i polacchi stanno facendo la parte del leone. Salvo errore da parte mia, solo nel loro territorio è arrivato 1,5 milioni di persone. Stime pessimistiche dicono che potrebbero esserci fino a 10 milioni di rifugiati. Tanto per rendersi conto della gravità della situazione, nel 2015, quando c'è stata la crisi migratoria più acuta, in Europa sono arrivati 1,5 milioni di persone. Già ora siamo a quota 2 milioni e mezzo di profughi, che ovviamente non si sostituiscono a tutti gli altri immigrati che cercano di arrivare in Europa passando per l'Africa o per la rotta balcanica. Quindi sì, la situazione è potenzialmente esplosiva e ci troviamo di fronte a sfide enormi che 30 anni fa non avremmo mai pensato di dover affrontare. Ma dobbiamo necessariamente farlo e per farlo ci serve tenere la testa sulle spalle e avere una classe politica all'altezza del compito. Ed è verosimile che tutti noi saremo chiamati a comportarci in maniera più responsabile ogni giorno della nostra vita. Lo so, vorrei essere più ottimista di così, ma questa potrebbe essere una delle realtà e se le cose si mettono peggio di quanto stanno ora, è bene arrivare preparati. Voi cosa ne dite? Fatemelo sapere qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Come sempre, grazie di tutto e per tutto e a presto.